Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Renzi, tour in quattro tappe al sud, no alla rassegnazione. Crisi, anche in Germania PIL in calo, BCE più slancio alle riforme. Il Papa a Seul, Corea abbatta i muri dell'odio. Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha iniziato questa mattina il suo tour nel sud Italia. Il Premier è arrivato a Napoli per poi recarsi a Bagnoli, Reggio Calabria, Agela e Termini Imerese. La classe dirigente del Sud deve uscire dalla cultura della delega e della rassegnazione, ha detto Renzi. E niente alibi, il governo può sbagliare ma non scappa. Germania in calo per la prima volta da 2 anni e Francia ferma. Dopo la recessione italiana certificata dall'Istat nei giorni scorsi, altri brutti segnali arrivano oggi dai dati sul PIL in Europa. Il PIL tedesco si contrae oltre le attese nel secondo trimestre dell'anno a meno 0,2% dopo il più 0,7% del trimestre precedente. Intanto la BCE è pronta a mettere in campo strumenti non convenzionali contro la deflazione e lancia un monito a fare di più sul fronte delle riforme. Abbattere i muri della diffidenza e dell'odio, promuovendo una cultura di riconciliazione e di solidarietà. È l'eterna sfida che Papa Francesco richiama durante il discorso ufficiale in Corea, davanti alle autorità istituzionali e politiche, tra cui la Presidente della Repubblica Coreana, Park Geun-hye. L'arrivo del pontefice non è stato accolto bene dalla Corea del Nord, che ha lanciato 3 razzi a corto raggio, caduti nelle acque del mare orientale a est della penisola coreana. Il tempo al nord continua a mostrare un clima decisamente umido e piovoso, preannunciando forse un anticipo di autunno. Le regioni settentrionali, spiega Antonio Sanò del Meteo.it, fino al giorno di Ferragosto dovranno fare i conti ancora con le piogge. Da domenica invece la pressione tenderà nuovamente ad aumentare, portando per qualche giorno tanto sole e un clima asciutto su tutta l'Italia. Dal 21 agosto infine è prevista una super ondata di caldo che colpirà il sud Italia. Complice anche il maltempo, solo il 15% degli italiani ha scelto di trascorrere il giorno di Ferragosto, secondo tradizione, a pranzo con un picnic all'aria aperta, con barbecue o al sacco, mentre la metà resterà a casa propria e l'11% in quella di parenti e amici. È quanto emerge da una indagine Coldiretti, dalla quale si evidenzia che appena l'8% degli italiani va al ristorante o in pizzeria. Resta alta la tensione a Ferguson, nel Missouri, dopo la morte di Michael Brown, il 18enne afroamericano disarmato ucciso da un poliziotto. Nella quinta notte di proteste, la polizia, armata pesantemente, ha usato gas lacrimogeni e fumogeni per disperdere i manifestanti, alcuni dei quali hanno lanciato bombe Molotov ed altri oggetti contro gli agenti. 2 giornalisti del Washington Post e dell'Huffington Post sono stati fermati e trattenuti dalla polizia. Ricovero in ospedale per Diego Maradona. Il Pibe de Oro è stato ricoverato mercoledì sera a Buenos Aires per una visita di controllo. Tranquillizza tutti via Twitter la figlia Dalma. Voglio informare tutti che si tratta di un check-up generale. Grazie a tutti e non preoccupatevi.